Ci risiamo. Bonafede lancia un nuovo segnale alla criminalità organizzata. Vi ricordate i 376 frabosse detenuti ad alta sicurezza che sono usciti con le ignobili scarcerazioni per lo svuotacarcere di Bonafede per la successiva circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del 21 marzo? Ecco, Bonafede venne alle camere, scaricò il barile su Basentini, capo del DAP nominato da lui, lo licenziò, disse che avrebbe revocato la circolare del 21 marzo del 2020 che aveva comportato, come dire, la scarcerazione, non dico la liberazione, ma i domiciliari ai boss mafiosi esattamente in quei regni dove flagellavano, avrebbero ricominciato a flagellare le popolazioni. Bene, dopo aver revocato la circolare del DAP del 21 marzo, il 30 giugno Bonafede, unitamente a Petralia, nuovo capo del DAP nominato da Bonafede, emettono un'altra circolare e ve la voglio leggere. Chiede di proseguire, ove possibile, il percorso già avviato, quella del 21 marzo, di progressiva riduzione del sovraffollamento delle strutture carcerarie. E ancora chiede di favorire l'applicazione di misure alternative alla detenzione per tutte le persone che presentano patologie che possono essere significativamente complicate dal Covid-19. Ecco, superata la tempesta mediatica, Bonafede nuovamente emette una circolare a favore dei boss mafiosi, a favore delle criminalità organizzate e che aiuta queste persone a tornare nei regni che flagellavano uscendo dal carcere duro. E allora Maresca, della direzione distrettuale antimafia, con questo articolo ha già avvisato Bonafede e lo avvisiamo anche noi. Bonafede revoca immediatamente quella circolare, licenzia anche questo nuovo capo del DAP che hai nominato e poi fai la cortesia, vieni in aula e rassegna le dimissioni, torna a fare quello che sai fare, il DJ, perché come ministro della giustizia verrai ricordato solo dai mafiosi, solo dai detenuti ad alta sicurezza che pervicacemente, criminalmente continui ad aiutare. E di già che ci siamo te la voglio dire proprio tutta, non so se c'è una manina che è la vostra retorica famosa, non so cosa sia, ma io, a dispetto del tuo cognome, nella tua buona fede non credo proprio.